vicino a me, A metà leggendo una percorso, la storia rassegna letteraria con diverse Sconfinamenti, storie organizzata dall'Enoteca regionale di Ovada del Monferrato, ha ospitato un nome molto noto nell'ambito della giallistica del noir. Si tratta di Gabriella Genisi, autrice delle Indagini di Lolita Lobosco, personaggio apprezzato dal grande pubblico che ha decretato il successo della fiction Rai interpretata da Luisa Ranieri. È stato il suggestivo Borgo Torniella di Castelletto d'Oro ad ospitare la serata della rassegna che è itinerante, all'insegna delle suggestioni dell'ondivagare, ossia, come ha precisato il direttore artistico Bruno Morchio, attraversare i mondi, superare i confini e aprirsi, quello a cui contribuisce la letteratura. A Sconfinamenti abbiamo voluto cogliere un aspetto, diciamo, di novità del giallo italiano. Il giallo, come sapete, il giallo, il noir, il crime, è sempre stata una letteratura tipicamente maschile. Poi il fenomeno, naturalmente si è evoluto, i maschi hanno cominciato a non leggere più. Per cui per fortuna ci sono le donne, hanno mantenuto in piedi l'editoria, diciamo, sostanzialmente l'editoria e la narrativa italiana, ma hanno anche cominciato a partecipare scrivendo. Gabriella Genisi ha dialogato con Arianna di Sito Maffeo e Antonella Grandicelli per presentare il terzo volume di una nuova collana dedicata ad un nuovo personaggio, Chicca Lopez, carabiniera del Salento, intitolato L'angelo di Castelforte. Inevitabile il confronto con Lolita Lobosco, vicequestore della Polizia di Stato, mentre la Lopez appartiene alla Benemerita. Ma le differenze fra i due personaggi sono moltissime, accomunati però da un forte senso di giustizia. Lolita Lobosco arriva per caso nella mia vita. Arriva una sera, però quella sera mio marito mi chiama e mi dice: vieni a vedere perché questo è Montalbano che tu leggi. Quindi io mi siedo sul divano, davano il ladro di merendine e vedo Luca Zingaretti interpretare il commissario Montalbano. E lì subisco una fascinazione. Perché? Perché Luca Zingaretti era perfettamente uguale al personaggio che Camilleri raccontava. Quindi davanti a questo personaggio mi sono soffermata a pensare se esistesse nella letteratura poliziesca italiana un personaggio al femminile con le stesse caratteristiche. E ho scoperto che le donne commissarie erano arrivate nella Polizia di Stato nel 1981. Bene, era il 2006, le donne nella letteratura poliziesca venivano ancora rappresentate come sottoposte. Sconfinamenti continuerà il 12 settembre a Molave, celebrando i 100 anni di Italo Calvino. Chiuderà il 28 settembre la scrittrice Raffaella Romagnolo. Però non sapevo che